famoso Antoniozzi, che conosco da bambino, conoscevo suo nonno, conoscevo sua mamma, conosco lui, l'ho visto crescere nella parrocchia di Santa Maria della Verità, per quanto ai tempi di Don Guido e poi con Donello faceva parte di uno dei tanti cori che sono stati organizzati in quella circostanza. Lui non se lo ricorda, ma mi ha aiutato anche a trasportare le sedie, perché ci avete visto che è piuttosto pratico, mi ha aiutato a trasportare le sedie in occasione di una delle tante edizioni del Festival Barocco che organizziamo proprio all'interno della Chiesa di Santa Maria della Verità. Hai sempre avuto un posto schiavismo che... L'ho perso poi di vista, poi ci siamo rincontrati e mi ha praticamente ricordato i vecchi tempi. Devo soltanto dirvi che attualmente Alfonso unisce all'attività di cantante anche quella della regia lirica. Gli ultimi suoi lavori sono stati una Traviata, mi pare, a Bologna. Attualmente è alle prese con Gianni Schippi di Puccini, che credo debutterà nella prossima stagione a Cagliari. È un baritono basso comico, lo sappiamo perfettamente, ma non ha disdegnato anche di affrontare temi più drammatici, come per esempio Scacchia e la Tosca, oppure un po' comico-drammatici, drammatici come è stato Pink, per esempio, della Turandot del 1993, che io sono andato a vedere appunto all'Arena di Verona e, superando ogni ostacolo, l'intervallo, sono riuscito a entrare nel suo camerino. Alfonso, ti prego di dipingere, perché sei un pittore, dipingere la figura di Fausto Ricci, il contesto in cui è vissuto e qualche piccola curiosità che senz'altro ci vorrei svelare. Ma io in realtà credo di essere... Buonasera a tutti, buonasera signora Ricci. Buonasera. Io in realtà, tra tutte le persone che vedo sedute qui davanti a me, penso di essere forse la persona meno adatta per parlare di Fausto Ricci, perché probabilmente in platea ci sono persone che lo hanno conosciuto e che sapranno di Fausto Ricci molte più cose di quante non sappia io, che non è particolarmente difficile, perché quando cominciavo a studiare canto qui a Viterbo, diciamo, il ricordo di Fausto Ricci mi inseguiva sotto molti punti di vista, perché quando capitava di dire no, io sono baritono, mi dicevano sì, come Fausto Ricci, e io ho cominciato a sentir parlare di questo baritono senza avere mai ascoltato fino a questa sera la sua voce. L'unica cosa che io sapevo del baritono Fausto Ricci, le uniche cose che sapevo del baritono Fausto Ricci, che erano legate a una certa aneddotica, no? Che si raccontava e si perpetuava, la famosa frase che a più polvere spari, no? Così almeno me la raccontavano, insomma, sembrava che durante un duetto con un soprano si fosse lamentato del suo esagerato per lei volume vocale, che Fausto Ricci avesse risposto: chi ha più polvere spari. Ora, basandosi su questo, se uno dovesse basarsi su questo aneddoto, sarebbe portato a concludere, come ero portato a concludere io prima che Vincenzo mi forzasse amabilmente a essere qui questa sera e quindi a documentarmi un poco di più, che Fausto Ricci era un quello che nel nostro capo si dice un bercione, un urlone. Ecco, non è vero, perché mi è capitato in mano questo libro, questo libretto che lui ha scritto, che si chiama Come si canta,
metodo pratico e consigli per lo studio del canto e per l'impostazione della voce. Da questo libro salta fuori una figura assolutamente moderna, un baritono assolutamente moderno, un baritono che, tanto per cominciare, vi prego di ricordare che all'epoca il cantante attore non era merce comune. Se vi capitasse di vedere dei filmati dell'epoca, dei filmati girati dalla Victrola piuttosto che dalla Pathé, il cantante tendeva a mettersi in palcoscenico, piede davanti e uno dietro, allargare la mano e andare. Invece, dai suggerimenti di Fausto Ricci, di questo libro, salta fuori un personaggio assolutamente moderno, agganciato allo sbattito, studioso, meticoloso, preparato, che non trascurava di approfondire il lato psicologico dei personaggi. C'è un passaggio dove dice, lui dice, per cominciare prendete il testo, leggete il testo, leggete il testo dell'opera che dovete fare, leggetelo dandogli un senso, poi arriveranno le note, poi ci metterete le note, e quando ci metterete le note, allora quello che voi volete fare con il personaggio verrà fuori in maniera molto più semplice. Lui era amico di mostri sacri della prosa dell'epoca, e non si può pensare che uno fosse amico di mostri sacri della prosa dell'epoca se questi mostri sacri non avessero stima del suo modo di stare in palcoscenico. Io posso portare l'esempio del mio maestro, che è stato Bruce Cantini, che era amico di mostri sacri della prosa dell'epoca. Bruce Cantini era un grande cantante attore, quindi ci troviamo di fronte a un cantante attore, a un cantante intelligente, a un cantante sensibile, a un cantante preparato e a un cantante indubbiamente moderno. Il fatto che Fausto Ricci sia moderno, basterebbe soltanto ricordare la stima di Toscanini nei confronti di Ricci. Toscanini è stato un grande spartiacque nel mondo dell'opera, perché fino all'arrivo di Toscanini, diciamo così, il direttore d'orchestra praticamente era inesistente, sia dal punto di vista della concertazione, sia dal punto di vista delle decisioni, dello stacco dei tempi, perché il direttore d'orchestra era a servizio del cantante. Noi parliamo di un periodo pre-toscaniano in cui il divo assoluto dell'opera era il cantante, che tendeva a fare dell'opera un po' quello che gli pareva, nel senso che se voleva che l'aria fosse quella sera abbassata di mezzo tono, di un tono, perché gli stava più comodo, si faceva tranquillamente. Se voleva fare dei tagli, si facevano tranquillamente. Se voleva aggiungere degli acuti, si facevano tranquillamente. Se voleva togliere degli acuti, si facevano tranquillamente. Toscanini è stato il primo ad applicare il metodo del rigore. Cioè, Toscanini diceva, il personaggio deve venire fuori dallo spartito e non soltanto dalla tradizione. Allora il fatto che Toscanini fosse ammiratore di Fausto Ricci è la più grande dimostrazione della modernità di questo personaggio, a parere mio. Una cosa leggevo, ci sono poi consigli per l'igiene della bocca e per la respirazione, ma ascoltate questa. Mi auguro che al più presto risorga il teatro lirico italiano, che mi ha fatto molto sorridere, perché noi parliamo adesso di crisi del teatro. Questo libricino è del 1951, quindi diciamo il laudato, no, ma io non credo, no, io penso che non è che siamo sempre in crisi, non è così, no, io la vedo diversamente. Noi lavoriamo con la memoria, l'opera lirica è legata alla memoria. La memoria è molto traditora sotto certi punti di vista, cioè molto spesso noi tendiamo a ricordare con immenso piacere quello che abbiamo visto 30 anni fa, e ogni generazione dice della generazione successiva non è più come un tempo, no? E questo noi
cantanti lirici lo scontiamo, io penso che l'avrà anche ascoltato anche lui, alla sua epoca ci sarà stata gente che gli avrà detto sì sì sei bravo ma non sei Ruffo, come a Ruffo avranno detto sì sì sei bravo ma non sei, e continuando ad andare in lirica, perché ci sono degli appassionati di lirica per cui il cantante è come il nemico e non solo quello morto. Dunque, mi auguro che al più presto risorga il teatro lirico italiano. E ricordiamoci che il teatro e la musica sono stati sempre e saranno i migliori maestri per l'educazione e la comprensione dei popoli, perché la musica è la voce dell'umanità che ingentilisce e affratella i cuori, ancorché non siano nati da una medesima madre, ma che hanno un medesimo linguaggio. Ora, io non vi nascondo che quando ho letto questa frasetta mi sono venute i luccicoli agli occhi, perché è un po' quello che ci sforziamo di fare anche tutti noi adesso, no? La meraviglia dell'opera lirica è proprio questa. La meraviglia dell'opera lirica è che è uno spettacolo popolare che nasce, in realtà non nasce popolare, ma diventa popolare, è ora considerato fenomeno d'élite, però vorrei ricordare che noi siamo un'élite che riempie i teatri, nel senso in 27 anni di carriera non mi è mai capitato di andare in palcoscenico e non vedere nessuno in platea. Siamo messaggeri di bellezza, siamo messaggeri, soprattutto noi cantanti lirici italiani, di cultura italiana nel mondo. Se nel mondo si parla italiano, nella maggior parte dei casi, grazie all'opera lirica. In America molti appassionati parlano l'italiano, si accostano allo studio della lingua italiana proprio perché sono appassionati d'opera lirica. Arriviamo anche a dire che tante volte è capitato a me una volta di sentirmi dire non crolla, spero di rivederla, come parlano anche in librettese, certi punti di vista. E soprattutto siamo gli ultimi depositari di una memoria. È per questo che sono particolarmente emozionato stasera, perché riusciamo ad ascoltare la voce di un viterbese che ha portato nel mondo questa città e la nostra cultura e la nostra lingua e il nostro modo di fare teatro, rimanendo, mi pare, da tutte le testimonianze che ho sentito quando ero ragazzino e studiavo, profondamente ancorato alla sua terra, profondamente avvinchiato alle sue radici, e che, ritiratosi dalla sua carriera, ha deciso di insegnare. Insegnare è difficile. Per insegnare bisogna essere capace non tanto di tramandare una conoscenza, quanto di riuscire a stabilire un contatto con l'allievo, e questo contatto deve essere differente a seconda di un allievo che ti si presenta davanti. Quindi chiunque si metta, non per necessità, ma per desiderio, a insegnare è una persona assolutamente gigantesca. E questa sera sono felice di aver sentito la sua voce, e stavo proprio ascoltando questa registrazione e facevo caso. Dicevo l'altro giorno in conferenza stampa, non aspettatevi un altro aneddoto a proposito di Ricci, era quello del viterbese che sentito nel teatro e ha detto ammazza che porlelle. E io dicevo, ecco, non aspettatevi di ascoltare, di sentire le pornelle dal disco, perché tutte le voci grandi, cioè le voci che passano all'orchestra, le voci che fanno impressione in teatro, fanno impressione in teatro perché la tecnica vocale che insegna a proiettare la voce sfrutta anche lo spazio, no? Quindi la voce prende armonici, prende profondità, prende ampiezza anche grazie allo spazio. Quasi tutte le voci grandi
attaccate a un microfono perdono le loro frequenze e la registrazione non gli rende giustizia. In più, però, possiamo sentire il timbro, possiamo sentire il colore, la miseria che bel colore. Sentite un'altra cosa che lui diceva qui nel libro: non fate cantate con la vostra voce, non arrotondate con la bocca, non fate il suono più scuro di quello che è in realtà, lasciate che sia lo spazio a dare profondità al suono. E infatti sentite come curiosamente sembra una voce molto chiara, ma molto timbrata, molto metallica, molto aggressiva. Questa veramente era una voce che in teatro faceva tremare i lampadari, cioè faceva dire ammazza che tornelli. Sentivo questa registrazione e facevo proprio caso a questo, e mi dispiace che non si possa ascoltare un 78 giri con il fonografo a tromba, perché queste sono registrazioni analogiche, ovviamente, e quando vengono digitalizzate magari acquistano di ascoltabilità per il nostro punto di vista, a noi danno molto fastidio gli usci, no? Però un disco a 78 giri di una voce riprodotto in un fonografo a tromba ti dà veramente l'impressione di avere lì la persona che canta con te. Il legno del fonografo a tromba regala quegli armonici che regalano spazio, e quindi credo che con un fonografo a tromba forse saremmo riusciti ad avere un'idea molto più precisa. Senti, di quello che succede. Dopo noi ascolteremo il Cortigiani di Franz Dannata del Rigoletto. Sì. E vorrei che tu facessi una considerazione sul modo di cantare di oggi, del ritmo del Cortigiani, no, ma dopo averlo ascoltato. Sì, sì, ma non è, guarda, non è una questione del modo di cantare di oggi, noi te l'ho detto, lavoriamo con la memoria, quindi il modo di cantare di oggi è il modo di cantare di ieri. Anche a Ricci dicevano: tu hai una voce all'antica. Mi ha fatto molto sorridere questa cosa, il fatto che già 70 anni fa, no? La gente, gli intenditori d'opera amassero le voci all'antica, quindi noi tentiamo sempre di non è cambiato il modo di cantare, in teoria ciò poi è anche cambiato in peggio, però è cambiato, diciamo. Allora, i cantanti del periodo di Ricci studiavano su degli spartiti che erano copie di copie di copie di copie, cioè non c'era stata ancora una ricerca filologica che avesse preso le partiture di pugno dei compositori e fosse andata a verificare quanto di questa partitura fosse poi rimasto negli spartiti che erano usati. Mi spiego, l'invenzione della filologia è relativamente recente, 1960. Quindi anche le tante volte le tradizioni, le indicazioni di tempo non erano più quelle del compositore, ma erano quelle che per tradizione i cantanti, vi ricordate che prima vi ho detto i cantanti erano i padroni del vapore, i cantanti avevano imposto ed erano finite sugli spartiti. No, era divertente invece sentire questa registrazione, perché come ti dicevo anche in conferenza stampa, poi chiudo, queste registrazioni avevano un tempo stabilito, nel senso che il supporto su cui venivano registrate aveva la durata di 2 minuti e mezzo, 3 minuti massimo, e quindi si sforzavano di far entrare tutto dentro questi 3 minuti, e tante volte capita di sentire delle cose con un ritmo molto più veloce di quanto in realtà sia e di quanto credo. Io non credo che fosse stata eseguita così lestamente in... dopo l'ascolteremo, ho pensato aspetta a casa loro, per esempio, non è che certo. Ma aspetta a casa, certo. In genere, ma aspetta a casa loro, ma se avesse fatto questo non ci sarebbe mai entrato dentro.